L'interdipendenza tra i popoli e le persone ha sempre contrassegnato l'umanità, ma accresciutasi nel tempo costituisce un carattere imprescindibile di questa epoca e sempre più lo sarà di quelle a venire. Questa condizione conduce a riflettere sulla necessità di gesti di reciproca disponibilità e di riconciliazione. Il Giubileo della Misericordia, da lei proclamato, proponendo il valore della compassione e del perdono, ha offerto un'indicazione importante del significato di speranza che questi valori devono e possono assumere per le comunità civili, per i rapporti tra gli Stati, per quelli tra le singole persone. I suoi viaggi apostolici sono sempre ricchi di testimonianze e abbiamo guardato con particolare ammirazione e fiducia, Santo Padre, alla sua recente missione in Egitto e al suo colloquio con le autorità religiose islamiche dell'Università di El Azhar, parole e gesti che hanno rappresentato un passo decisivo verso una maggiore comprensione reciproca, verso la costituzione di un fronte comune nei confronti dell'estremismo e del fanatismo di qualunque matrice esso sia.